Come alleni il petto? La inserisci la panca piana? Con quale esercizio inizi? Le dips, ad esempio, le inserisci o le alleni in una giornata separata? In questo video vedremo come impostare una sessione di allenamento per il petto basandoci sia su anni e anni di esperienza con i tecnici principali del settore, sia anche su quello che ci dice la letteratura scientifica a riguardo. Fermo però, prima di iniziare a seguire il video, ricordati di iscriverti al canale. Stiamo tornando qua su YouTube con tantissime pubblicazioni e seguendo il canale ci dai il tuo supporto e ci indichi che vale la pena investire qua su YouTube, quindi se ti piacciono questi video iscriviti. Detto ciò, andiamo con l'allenamento petto. Primo esercizio, sceglieremo un esercizio di preattivazione. A cosa serve la preattivazione? A tre principali scopi. In primis, creare pompaggio muscolare sul distretto target, il distretto che vogliamo allenare, il petto, direttamente correlato. Secondo punto, migliorare la connessione mente-muscolo, quindi la percezione di questo distretto target nell'esercizio successivo, che sarà anche un esercizio a grande sinergia muscolare, quindi con tanti distretti coinvolti. E terzo punto, creare un minimo di fatica per poter raggiungere il cedimento e dunque lo stimolo più facilmente. Proprio quest'ultimo punto viene fortemente criticato perché si dice: ma se io lo affatico, poi automaticamente avrò meno performance e quindi meno stimolo, crescerò di meno. Ecco, no. Per prima cosa, hai tanta performance nell'esercizio di preattivazione, cioè non è che è un esercizio che non conta niente. Anch'esso ha un profilo stimolatorio che, anzi, normalmente, permettendo una buona connessione con il distretto, è molto più vantaggioso degli esercizi a grande sinergia muscolare, cioè è molto più ipertrofica una chest press piuttosto che una panca piana per il petto. Secondo punto, il ragionamento dovrebbe essere fatto al contrario. Io non è che nell'esercizio successivo ho meno performance in generale, ma per raggiungere lo stesso grado di stimolo per il petto, gli altri stretti che sono freschi e tranquilli avranno meno fatica, quindi riesco a targetizzare e direzionare al meglio il lavoro sul distretto che voglio allenare di più. Ma quale esercizio scegliere come preattivazione? Una variante di croce cavi o di machine flies o una variante di chest press che sia ben convergente? La cosa importante è che sia un esercizio che ci permetta di avere tensione in massimo accorciamento, quindi alla fine del movimento, perché è normalmente il tratto in cui, sentendo una buona tensione, riesco anche a instaurare un ottimo pompaggio muscolare e un'ottima connessione mente-muscolo. L'avete provato, insomma, con delle croce ai cavi sento molto bene il petto, molto più che su una panca piana. Passiamo ora al secondo esercizio, un esercizio a grande sinergia muscolare, quindi un compound. Qui voglio fare un lavoro esplosivo che mi permetta di generare forza per progredire sui carichi nel tempo. Posso utilizzare una Smith chest press con diversi gradi di inclinazione, una panca piana, una panca inclinata. Sono tutti esercizi che prevedono poco ROM, o comunque un ROM inferiore, da un punto di vista di scapolo omerale. E questo ci dà dei vantaggi. In primo luogo, la scapola sarà settata, bloccata dietro, e questo ci permetterà di avere un buon bracing, quindi una buona stabilità, che è il presupposto fondamentale per poter progredire in sicurezza con i carichi nel tempo. Avremo poi conseguentemente un ridotto rischio infortuni, quindi possiamo progredire in sicurezza. Qua possiamo impostare delle progressioni in puro stile chasing the log, quindi progressive overload, di cui abbiamo parlato, ma se ti interessa un video scrivimelo qua sotto nei commenti, arrivando con dei login set anche sulle 5-7 ripetizioni, quindi abbastanza impegnativi e pesanti, dei back off un po' più leggeri. Sostanzialmente due serie, una pesante, una leggera. Terzo esercizio, continuando, sarà un esercizio dedicato a una parte carente del nostro petto, che normalmente per la maggior parte delle persone è il fascio claveare, quindi il fascio più alto. Questo perché, da un punto di vista di resa estetica, avere un bel petto che da subito si sbomba per bene è vantaggioso. Fermo un attimo però, facciamo un passetto indietro. Il petto è diviso in tre capi diversi da un punto di vista anatomico, che è il fascio claveare, il fascio sterno-costale e il fascio addominale. Però da un punto di vista biomeccanico, il fascio sterno-costale e quello addominale si muovono quasi in simultanea, tant'è che si parla di fascio sterno-costo-addominale. Quindi diciamo che in questo caso vogliamo dare un po' più di enfasi alla sezione dell'upper torso in generale. Negli anni si sono fatti tanti studi elettromiografici per analizzare come attivare selettivamente alcuni di questi capi rispetto agli altri. Un ultimo del 2020 di Rodriguez fa vedere come l'attivazione del deltoide dei fasci claveari aumenta sui 30 gradi di inclinazione e il deltoide frontale, che logicamente partecipa al lavoro, inizia a entrare sempre di più superati i 60 gradi. È ovviamente un solo studio, i risultati in realtà sono diversi perché bisogna considerare anche quella che è l'arco che viene fatto, quindi la reale inclinazione dell'atleta. Però se ti interessa un video su questo, scrivilo qua sotto nei commenti, che è veramente tanta roba da spiegare. Come esercizio non siamo costretti a utilizzare una panca, una spinta, ma possiamo anche utilizzare una variante di apertura. Normalmente è meglio preferire dei macchinari perché iniziamo a essere affaticati e il rischio infortuni tende a salire. Quarto ed ultimo esercizio, andiamo alla fine della nostra sessione, sarà un esercizio di stretch muscolare. Questa impostazione del petto, tra parentesi, è molto affine a quella che è la struttura del Mountain Dog Training di John Meadows, però si rivela per il gran pettorale una struttura veramente vincente. Se ti interessa un video scrivilo nei commenti. Ma perché dobbiamo concludere con lo stretch? Beh, c'è tantissima letteratura in merito a benefici non soltanto dello stretch, quindi di quella che
che viene definita la stretch mediated hypertrophy, quindi ipertrofia mediata dallo stretch muscolare, ma anche i benefici del tratto di massimo allungamento muscolare. Su Instagram, tra l'altro, ci ho dedicato tanti reel, quindi vai a recuperare il mio profilo ludovico.lm e assicurati di seguirmi anche là, perché c'è tanta roba che qua su YouTube non commento. Ad ogni modo, uno dei sistemi che possiamo avere per dare più enfasi in allungamento allo stretch è quello, nell'ultimo esercizio, di soffermarci un po' più sulla parte di allungamento del muscolo, appunto lo stretch, magari con delle machine flies o comunque degli esercizi che ci permettano di avere una buona tensione in questo tratto, e magari, perché no, ad ogni ripetizione soffermarci 1 o 2 secondi per poi ripartire in maniera molto gentile. Quindi rimaniamo un po' in questo tratto di ROM. E proprio in funzione dello stretch, un quinto esercizio bonus, che non è proprio un esercizio, sono dei 60-90 secondi di stretch forzato per il gran pettorale. Quindi prendiamo 2 manubri, ci mettiamo nella posizione iniziale delle croci e rimaniamo là, fissi, fermi. 60-90 secondi, questo è un ulteriore stimolo, una ciliegina sulla torta da un punto di vista ipertrofico. Stimolo che è stato utilizzato in tantissimi metodi di allenamento, come il DC Training di Dante Trudell, il Fortitude Training di Scott Stevenson e anche l'FST7 in diverse versioni di Honey Rambod. Ovviamente non è che con questo di per sé crescerete, esploderete, non è la chiave. È un mattoncino in più che mettiamo, però si sa, il bodybuilding è questo, mattoncino dopo mattoncino abbiamo costruito il nostro palazzo. Dunque questo, 4 esercizi per il petto, abbiamo composto la nostra sessione. Per qualsiasi domanda qua sotto, come sempre sarò ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo ragazzi al prossimo video.